Oggi presentiamo questo libro, A che ci serve l'Europa? Ma forse la domanda onorevole è: quale Europa ci serve? Cioè, qual è l'Europa che ci serve oggi? A quale Europa dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare e sforzarci per portare un'Europa a quelle tre o quattro competenze fondamentali che non ha: la politica estera, la politica di difesa e anche il bilancio. Senza queste è inutile vaneggiare. La reazione dell'Europa e di tutte le forze politiche al brutale attentato a Mosca l'ha soddisfatta, la condivide? Cosa possiamo fare per evitare un'escalation dopo quanto accaduto? Io non ho la palla di vetro, tutta la diplomazia è in attività, quindi certo non sarò io a dare, come dire, l'indicazione adeguata. Ha seguito le polemiche che ci sono state dopo la richiesta verso il comune di Bari, il sindaco De Caro, tutto quello di cui si è parlato in questi giorni, anche le parole di Emiliano ieri in piazza? No, non ho seguito, sto seguendo altro, appunto. Sentite, ma voi, in vista, proprio tornando a parlare di Europa, ci sono le elezioni europee tra poco, è più probabile che vi vedremo in un ticket, diciamo così, con Calenda o con Renzi? Cioè, chi è l'alleato ideale per voi? Per noi era una lista aperta, dopodiché Calenda ha fatto altre scelte e ne sarà responsabile. Io non metto veti a nessuno, anzi mi stupisce che qualcuno metta veti, però tutti quelli che ci stanno per gli Stati Uniti d'Europa, per me e per noi, sono benvenuti. Se Calenda vuole fare altro, ovviamente è libero. Una proposta politica mica è un carcere. Su Renzi invece che ne pensa? Beh, per il momento mi pare abbia seguito e segua con attenzione questa proposta, poi vedremo, mancano pochi giorni, quindi anche la vostra curiosità non durerà a lungo. Ecco, l'ultima, come vede il Partito Democratico di Elly Schlein? Cioè, lo vede come un interlocutore propositivo, proprio guardando all'Europa che sognate voi, oppure non le piacciono alcune scelte che sono portate avanti dal PD? Ma è ovvio che alcune scelte non mi piacciono, se no farei parte del PD, questo mi fa, e viceversa, evidentemente. Non ho ancora capito bene che tipo di Europa vogliono.